Plastic Food Project è un'installazione artistica nata all'incirca 10 anni fa. Io mi occupo di installazioni di land art da circa 17 anni con i polimeri. Ed è nata Plastic Food una mia esigenza personale. Ero indeciso su cosa lasciare in eredità a mia figlia. Beh, ho fatto una scelta, un mondo migliore, più pulito, più sostenibile. Da qui questa installazione artistica che non sto a descrivere perché può essere semplice ma molto complessa, non è un progetto solo rivolto alla riduzione internazionale di rifiuti a monte, ma è anche un progetto sociale che lega la riduzione di produzione di rifiuti al sociale. Per un'Europa, non solo per l'Italia, che non diventi un contenitore ricco di rifiuti e che poi non ti va a La nostra collaborazione con la SER è stata un'avventura meravigliosa e che mi auguro possa continuare nel tempo. Quindi il mio invito che posso fare alle istituzioni è che questo progetto possa continuare ad esistere. Perché è importante? Perché ad esempio il nostro prossimo progetto come Plastic Food è a Berlino, il progetto si chiama The Wall of Indifference e ho intenzione con la mia associazione e con tutte le altre associazioni internazionali con le quali collaboro, circa 10 in Europa, che vanno dalla Lituania, Lettonia, Bulgaria, Romania, Spagna e quant'altro, di ricreare un muro di rifiuti lungo 12 metri, alto 3, da collocare in Alexanderplatz, per dire semplicemente una cosa. Nel 1989 abbiamo abbattuto un muro che ha procurato molto dolore in Europa, non solo nel Berlino. Beh, quel muro è stato abbattuto, ma ne abbiamo eretto uno forse peggiore per noi, per i nostri figli, ed è il muro dell'indifferenza, the wall of indifference. Questo muro dell'indifferenza oggi crea oceani indifferenziati che galleggiano nell'oceano, mai più. Quindi chiedo all'Europa che sostanzialmente le leggi per quanto riguarda i rifiuti siano comuni a tutti gli stati membri, anche perché collaborando con Romania e con altri stati mi sono perfettamente reso conto che purtroppo delle leggi che valgono in Italia non valgono negli altri stati membri. Quindi, dato che l'Europa è un condominio e ognuno di noi ha le chiavi del proprio appartamento, è inutile parlare di nucleare in Italia quando nei nostri confini c'è una centrale nucleare francese.